Patrizia Fiocchetti, scrittrice, attivista, da anni ti occupi anche di profughi, hai avuto una vita, tante vite forse, estremamente interessanti. Il motivo per cui ti abbiamo chiamato qua oggi in questa giornata dedicata a corpi nel conflitto è sicuramente la tua parte di vita che ti ha fatto attraversare quelle che vengono chiamate anche nel tuo libro le resistenze del terzo millennio, quindi le donne che in paesi difficili e così simbolici come l'Iran, come l'Iraq, come l'Afghanistan e chiaramente Rojava, e sono diventate protagoniste di una resistenza e anche di un cambiamento. E corpi nel conflitto. Che tipo di sentimento ti fa suscitare questa parola, questa frase? Allora, intanto grazie per l'invito, che insomma è anche secondo me in un festival molto bello anche usare la parola festival invece, no, di convegno eccetera, che cade a fagiolo, come si suol dire, cioè cade in un momento di passaggio estremamente importante, estremamente nevralgico, soprattutto proprio per quanto riguarda l'utilizzo dei corpi nei vari tipi di conflitto. Ora, rispetto a quello che tu mi hai chiesto, corpi nel conflitto fondamentalmente mi fa venire in mente due questioni, forse differenti fra di loro, ma in realtà neanche tanto. Una riguarda e si basa sull'esperienza di combattente che io ho avuto in prima persona o comunque come testimone e attivista di tante altre combattenti militarizzate oppure no, come appunto le donne dell'Afghanistan, con cui mi sono incontrata ormai dalla metà degli anni Ottanta fino ad oggi. In quel tipo di conflittualità i corpi delle donne diventano protagonisti di una rivalsa che non è soltanto sociale, culturale, educativa, ma è essenzialmente politica, ossia le donne si fanno protagoniste, si fanno leader di un cambiamento del proprio paese o della propria zona, come nel caso del Rojava, proprio lì dove agisce un sistema patriarcale, dove agisce un sistema di repressione che si basa inizialmente e fondamentalmente sull'esclusione della donna dal sistema sociale, economico e politico di quei paesi e di quel territorio. Quindi è fondamentale in questa situazione di corpi nel conflitto come il protagonista del corpo del genere femminile, in questo caso, anche se io non amo molto il termine genere, sia importante per far cambiare una situazione contestuale che riguarda tutti, quindi anche gli uomini che vivono in quel paese. Questa è una prima cosa. La seconda cosa invece dei corpi del conflitto sono i corpi delle persone, degli uomini e delle donne, delle tante donne che fuggono da conflitti armati, da bombardamenti, da guerre, arrivano, approdano nel nostro paese, approdano nell'Europa della libertà, nell'Europa dell'accoglienza, e non solo quei diritti gli vengono negati o gli vengono complicati, il cammino per arrivare ad ottenerli, ma su quei corpi e soprattutto sul corpo delle donne migranti agisce un sistema di potere politico per questioni altre che non riguardano, cioè riguardano i migranti, ossia i profughi diventano un'arma utilizzata dal potere per cercare di annichilire quello che è un contesto sociale nostrano. Quindi queste sono, diciamo, le due cose. Perché secondo te questo tipo di economia che è capitalista, che è turbocapitalista, che è iperneoliberista, perché ha bisogno di escludere le donne, perché ha bisogno di uccidere le donne? Perché sappiamo anche che le crisi economiche comunque hanno acuito i numeri, i dati e le statistiche dei femminicidi. Perché c'è bisogno, secondo te, di questo attacco fisico e simbolico al corpo della donna?
Allora, secondo me non è neanche più una questione di bisogno, è assolutamente fisiologico a questo sistema. Noi viviamo e stiamo vivendo il periodo cosiddetto post-capitalista di un liberismo di mercato aggressivo che ormai è andato a conquistare mercati che fino a 50 anni fa non erano ancora nella prospettiva di conquista. E parlo appunto del Medio Oriente, parlo del Centrasia, come appunto in questo caso l'Afghanistan e l'Asia in generale. Le donne chiaramente in un sistema in cui di questo genere chiaramente sono vittime, perché non c'è una prospettiva altra, nel senso i parametri che vengono utilizzati e che si vanno sviluppando in un sistema capitalista, post-capitalista, di neoliberismo di mercato si fondano su il sistema, sul concetto del patriarcato e su ciò che il patriarcato ha nella storia creato. Non ci dimentichiamo che il primo schiavo della storia non avviene per questione di colore della pelle o di appartenenza religiosa, ma avviene proprio nel genere, ossia il primo schiavo della storia è la donna a cui è stato tolto il potere, che all'epoca era un potere circolare, un potere accodente e accogliente, per mettere in moto un'idea di profitto. Ed è da lì che la donna, portata e chiusa all'interno delle pareti domestiche, relegata a un sistema di procreazione di cui diviene l'unica vera, e l'unica vera protagonista, perché l'uomo in fin dei conti è semplicemente asservito alla questione della specie che deve, no? Deve andare avanti, la donna in realtà è colei che procrea, colei che ha bisogno anche il bisogno della procreazione viene messo in capo alla donna. Ecco, questo non, noi adesso come adesso, se andiamo a fare una lettura di tutto ciò che accade nei vari paesi, in realtà assistiamo soltanto a un ripetersi in maniera diversa, in maniera forse più moderna, in maniera più sottile, soprattutto in Occidente, esattamente di questo presupposto. Per cui è una necessità che nasce assolutamente all'epoca e che si va a e che va a proseguire, di annichilire la donna in quanto portatrice di un sistema alternativo a quella che era la politica del profitto. E in questo le donne adesso, in questo millennio, hanno un'enorme responsabilità, la responsabilità di ripensare il concetto di potere e quindi, riconsiderando il concetto di potere, rimpadronirsi e riformulare una politica e una politica economica alternativa e che possa salvare una società che comunque sia, lo vediamo davanti ai nostri occhi, sta affondando. Ultima cosa, dal tuo bellissimo libro Variazioni di Luna, edizione Lo Russo, e inizi la tua terza parte con delle bellissime frasi che però finiscono dicendo: né Madonna, né puttana, né santa, né strega. Sono donna, sono persona, sono padrona del destino, colei che scrive la storia del mondo. Allora, io credo moltissimo in questo e diciamo questo messaggio che mi sono, questa cosa che ho scritto viene da una mia esigenza personale, la mia esigenza, è da un messaggio che io lancio alle donne in primis. In che senso? Perché finché noi donne non rompiamo, cominciando da noi stesse, quelli che sono certi schemi che ci sono stati dati da un'educazione comunque patriarcale, non riusciremo mai effettivamente a liberarci e a mettere in pratica delle azioni diverse, di cambiamento reale, ossia, e torno al discorso del potere, io mi affermo come essere umano al di là di ciò che sono stereotipi datimi da altri. In questo leggo una azione del potere che è includente, non è escludente, è un potere di circolarità, è un potere fatto di condivisione. Per poter arrivare a questo dobbiamo iniziare da noi stesse, cominciare a combattere tutto ciò che ci è stato insegnato fin da quando eravamo bambine. E questo non parlo in termini, lo voglio chiarire, in termini teorici, parlo in termini concreti, in quello che viene fatto in paesi appunto che io, di cui io ho vissuto, ho avuto la fortuna, il privilegio di essere testimone o protagonista in parte con altre sorelle, di quello che si può fare in pratica, cioè
nell'azione di cambiamento di se stesse, le donne iraniane della resistenza e adesso le attiviste all'interno dell'Iran che si fanno incarcerare, le donne afghane che portano avanti delle azioni di resistenza civile e politica molto forte, o le donne curde che rivendicano comunque sia un territorio, sia addirittura una liberazione da quello che è considerato uno dei nemici peggiori dell'umanità, innanzitutto affermano loro stesse nella pratica e ti dicono: io ho iniziato, è vero, io sono una combattente, ma prima ho combattuto contro me stessa, ho combattuto per eliminare questo pensiero da me e poi ho cominciato a combattere nella mia famiglia, nella società, nella scuola, nel mondo del lavoro. Ecco, io credo che sia importante che noi, ogni donna, consideri questo un passaggio di crescita personale e storico. Va bene, ragazzi?